Buongiorno. Vedo che sta utilizzando uno smartphone. Sa, noi abbiamo un'azienda, la AFF, in grado di produrre app per smartphone. Abbiamo pensato di sviluppare un'app che aiuti i viaggiatori all'interno dell'aeroporto a trovare più facilmente gate, banco di check-in, eventuali esercizi commerciali come se stessero usando un TomTom. Ho capito, quelle idee assolutamente sono belle idee. Grazie. Ma in aeroporto di che senso? Sì, lei ha ragione, proprio per questo la nostra azienda utilizza una tecnologia Bluetooth che permette di avere gli stessi risultati del GPS ma in maniera migliore, perché ha una precisione nell'individuare le posizioni di 30 cm. Il nostro sistema è ecosostenibile e l'impatto ambientale è minimo e quindi non ci saranno la presenza di sostanze nocive per l'ambiente. Però è anche sociosostenibile perché ha un perché l'ausilio alle persone che utilizzeranno quest'app è evidente, specialmente quando uno si trova in un aeroporto straniero. Ha presente quelle lingue straniere incomprensibili, l'indiano, il cinese, il cambogiano? Non pensa che sia utile muoversi all'interno di questi aeroporti con indicazioni riguardanti la propria lingua? Veramente bella come idea, ma secondo voi come un aeroporto possa prendere in considerazione questi temi? Ma lei ha idea di quanto ci guadagnerebbe l'aeroporto in termini di pubblicità? Per non parlare qui degli esercizi economici all'interno proprio dell'aeroporto. Verrebbero pubblicizzate anche loro e quindi sarebbero presenti sulla mappa e sarebbero visualizzate più facilmente dai viaggiatori. Ho capito, ma scusate se mi prometto che cosa mi dica, ma qual è la vostra esperienza nel settore? Sa, noi siamo giovani, ma sappiamo come muoverci. Diverse aziende hanno appoggiato la nostra idea. Guardi, dia un'occhiata al business plan. Ci si accorge che le prospettive di guadagno sono assolutamente interessanti. Sa, poi se riuscissimo a trovare una persona che è disposta a credere in noi e a supportarci anche economicamente sin dall'inizio, ma lei ci finanzierebbe?